Ci abbiamo un deck micidiale. Tra poco in Arena 3 stiamo per andare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Mr. Mario e oggi siamo tornati finalmente su Clash Royale. Lo so, sto facendo tanti video tutti insieme di Clash Royale. Lo so, voi volete anche altre serie. Lo so, mi sto facendo trasportare da questa serie. Lo so, questo gioco è un gioco che quando inizi a giocarci non ti scacchi più. Non ti stacchi più. Lo so, mi sto comportando male perché sto trascurando la serie. Lo so, sono proprio un... Ehi, non si dice. Comunque, partiamo. Prima partita. Allora, io partirei, usiamo il cavaliere al 4 come scudo. Cosa diavolo sta facendo questo? È un po' decenebrato, eh? Un pochettino decenebradino, eh? Hai qualche problema tu? No, forse non lo so, forse sono io che sbaglio, ma secondo me tu hai qualche serio problema, eh? Ma serissimo. No, non la lapide, la odio malissimo quella cosa io. No, quanto ti odio. Ok, io la Valchiria, ragazzi, di questi tempi non è che la sto usando tanto. Prima la usavo tantissimo in Arena 3, poi dall'Arena 4 non l'ho più usata. Da quando ho iniziato a usare il domatore l'ho trascurata. Sto parlando dall'altro account, quello con l'Arena 6. Comunque, vinciamo la prima partita, siamo già a 700, 31 trofei, 34, scusate, cervello fuso oggi. Seconda partita inizia proprio ora. Se i miei calcoli sono giusti, sicuramente non lo sono. Un altro arabo. Vabbè. Se i miei calcoli sono giusti, sicuramente non lo sono. Ora noi con queste altre due partite, due o tre partite, dovremmo andare a vincere. No! Metti sto coso. Oddio no! Ah ok, abbiamo pareggiato. Ora la situazione si fa seria, ragazzi, eh. Se partiamo così male la situazione si fa davvero seria ora. Oh, andiamo a comandare? Andiamo a comandare. Sì, ok. Allora, vinciamo un'altra partita più 31 trofei. Tanta roba, ragazzi. 765 e non ce la facciamo per un pugno di trofei. Veramente pochissimi. Siamo solo a 3 minuti, ragazzi. Abbiamo già fatto due partite. Allora, ragazzi, lo scorso episodio è stato l'episodio quitting. Quitting regolarissimo proprio. Ogni partita. Facevamo quittare una persona, quindi eravamo proprio, cioè, troppa roba. Gli sgherri, io li sto odiando, sti sgherri. No, volevi! Vai Prince of Persia. Vai, fai un botto di danno. Vai a comandare. No. Oddio, il bombarolo ci ha mandato a comandare e ora ci riporta con i piedi per terra perché stiamo pareggiando. Troppa roba. E quello è già morto. No, mi ha mandato giù il coso. Dai che facciamo un botto di danno.
Ma do quanto danno! L'abbiamo lasciato con 1000 di vita! 1000! Proprio 1000! Vabbè, abbiamo vinto, ragazzi. Siamo diventati epici a sto gioco. Siamo diventati più leggendari delle leggendarie. Quanto vinciamo? Quanto vinciamo? Più 28. Più 28 ci lascia... Il gioco ci lascia con 7 trofei di distanza dall'arena. 3. Ma noi questi 3, questi 7 trofei ce li andiamo a prendere nella prossima partita. Vi avverto, ragazzi, nell'arena 3 dovremmo cambiare deck. Sicurissimo che dobbiamo cambiare deck perché tu fai schifo. Ok. Ok, li abbiamo messo davanti a casissimo. Senza volerlo gli abbiamo messo davanti la corazzata Pokionski praticamente. Io ti odio, ragazzi. Io zio, ti odio. Ti odio male. 600 di vita? Andiamo a comandare? Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. No, non canto più, andiamo a comandare, porta sfortuna. Dai, uccidete tutto, uccidete tutto. E vai così. Io, ragazzi, a questo punto... così gli tolgo un bel po' di vita. Ora. Ok, è morto. Basta. Molto semplice. Praticamente, ragazzi, il moschettiere insieme alla strega sono i capi, sono le due cape, per dirla brutta, sono le due cape degli arcieri, in poche parole, Cioè, da quel che ho capito, No, la torre bombardiera ora non ci voleva proprio. Uccidila! No, sì. No, no, non ci sto credendo. No, non ci sto credendo. Mi sta serrando. 48 di vita. Gioco, mi stai prendendo in giro? No, gioco, io te lo sto seriamente chiedendo. Mi prendi in giro? A quanto pare no. E andiamo a vincere. E andiamo a vincere. Arena 3, non ci posso credere. Abbiamo trovato solo due carte dell'arena 2. Ed eccoci schiaffati improvvisamente in arena 3. Incredibile. Nuove carte. Oh, sì. Cos'è? Baule gigante, che non ci serve poi a tanto, però, Perché nel baule gigante non è che si trova tutta sta cosa. 13 rare. Cosa possiamo trovare nell'arena 3? Sostanzialmente non tanta roba. No, sostanzialmente un bel po' di roba, Ma. Non lo so. Andiamo ad aprirci il baule gigante. Oddio! No, non è possibile! Non è possibile! Non ci voglio credere. Altra epica? No, niente di che. 121! Mi prendi in giro! Ho la vaga impressione che mi vadano via subito quest'oro, Ho la vaga impressione, ma non ne ho tanta. Ragazzi, ma a questo punto certo che lo uso il mini pecca. Cioè, poi questi scheletri a quanto me li mando adesso che ce li ho così tanti? Al 6! C'è la carta più di livello più alto che abbiamo. Il mini pecca quasi quasi non lo metto al posto del bombarolo, ragazzi. Il bombarolo è efficace. Andiamo a cambiare lui. Comunque, ragazzi, io non ci posso credere che siamo davvero arrivati subito. Baule d'oro cosa contiene? Vediamo, una rara, quindi non ne vale la pena poi alla fine.
822 trofei, ragazzi. Io non so cosa dire, sono proprio... Oddio, scioccatissimo. Sono scioccatissimo. No, non ci sto ancora credendo, ragazzi. Ho trovato... sono riuscito a trovare una epica nel baule gigante, che di solito nel baule di gigante ci trovi niente, poche niente, solo le rare. Poi il bello che di rare non ho trovato quello che volevo, ho trovato solo il mini pack, che vabbè, serve, servire serve, però avrei preferito qualcosa anche di nuovo, però chi si accontenta gode. Vabbè. Comunque ragazzi, non finisce qui la cosa, Magicamente da nulla sono spuntate 500 gemme e noi ci andiamo ad aprire il baule magico. Ci siamo? 306 di oro. Capanna dei barbari. Subito la epica, c'è la epica. C'è la epica! No, ancora il cucciolo di drago. Non ci voglio. Comunque, capanna dei barbari. Nuovissima, tantissimo. Tantissima roba. Comunque, prima di tutto l'italiano va migliorato perché io veramente sto perdendo la lingua italiana. Capito? Capito? Sto perdendo la lingua italiana. E no, non fa ridere. Comunque ci sono rimaste un po' di gemme. Non c'è niente, quindi andiamo ad aprirci il baule d'oro. So che è uno spreco, però dai. Cosa troviamo? Due valchirie. Yeah! Abbiamo trovato anche gli sgherri, Abbiamo trovato pure gli sgherri. Oggi, ragazzi, magica ma è notte. C'è tanta roba. Ci siamo evolutissimi oggi. Tanta roba. Però l'unica cosa che non ho trovato, stranamente, sono stati gli arcieri. Però vabbè. Comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento che vi piace, commentate, iscrivetevi. E noi, niente. Ah, ci possiamo fare gli sgherri al 2. E noi ragazzi. Niente. Livello 5! Spaventiamo gli avversari, guys. Niente. Oh, tanta roba. Abbiamo adesso tutti gli slot liberi. Comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, vi piace, commentate, iscrivetevi. E noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ah, dimenticavo, iscrivetevi anche al canale di Luchino King.